il concept plan che abbiamo elaborato insieme a Jacques Herzog, a Ricky Bardet, a William McDonough, è non solamente un'idea per un luogo vicino a Milano, che è il sito previsto per l'Expo a sud della nuova fiera di Roppero. È qualcosa di più, è secondo noi anche un prototipo di uno spazio nuovo dell'agricoltura periurbana, cioè di un nuovo modo di fare agricoltura vicino alle città. Sostanzialmente quello che abbiamo proposto è di realizzare da qui al 2015, e insisto, da qui al 2015, non è certo qualcosa che si può costruire in pochi mesi a ridosso del grande evento, un orto botanico planetario in cui tutti i paesi del mondo possono avere un pezzo di terra uguale come dimensione in cui coltivare e in qualche modo raccontare gli sforzi tecnologici e di recupero della biodiversità vegetale che possono servire ad affrontare il grande tema dell'alimentazione, della fame del mondo, di una distribuzione più equa delle risorse, di una proprietà più diffusa delle sementi, dell'avanzamento tecnologico della sfida dell'alimentazione. Allora, invece che pensare a una ennesima esposizione universale dove i padiglioni dei paesi ospitano dei prodotti che a loro volta ospitano delle aziende, una formula ormai morta, tant'è che gli ultimi Expo hanno avuto visitatori in numero ridottissimo e visitatori internazionali in numero ancora più ridotto, abbiamo immaginato un Expo in cui il tema, quello dell'alimentazione, fosse incarnato nel luogo. Cioè abbiamo costruito davvero uno spazio unico, inedito, dove un visitatore nel 2015 potrà osservare tutte le filiere produttive in campo dell'alimentazione, vedere come funzionano e arrivando perfino a degustare tutti i cibi del mondo. Quindi sarà un luogo unico, secondo me straordinario, con delle grandi serre che riprodurranno anche le condizioni climatiche dell'agricoltura contemporanea, dalla foresta tropicale alla tundra al deserto, e la presenza di tutti i paesi. E questo è qualche cosa, secondo me, che non può ridursi a un evento, è un'eredità che Milano può costruire e lasciare alla città. C'è un modo nuovo di pensare al rapporto tra città e agricoltura, dove ciò che è stato nella città è un'agricoltura utile, fertile, produttiva, di grande qualità.